ufficiopostale.it. È l'Italia che cambia. L'Italia è una repubblica democratica basata sul lavoro e nel 75° anniversario della Costituzione che la CGIL, CISL e UIL tornano il 1 maggio, festa dei lavoratori, a Giulianova, portando avanti le difficoltà dei lavoratori abruzzesi, tanti precari e sempre di più le morti bianche. Oggi si discuterà anche in Consiglio dei Ministri il decreto che vede diverse novità per il mondo del lavoro. Questo primo maggio è dedicato proprio alla Costituzione e al lavoro, però come giustamente dice lei, quale lavoro? Un lavoro dove aumentano gli infortuni sul lavoro, continuano le morti sul lavoro, un lavoro sempre più precario, ed oggi ci troviamo tra l'altro proprio in questa giornata il governo nazionale che decide di approvare un decreto che aumenterà la precarietà, perché ricordo a tutti che nel decreto di oggi saranno previsti, almeno secondo le indiscrezioni, poi vedremo quello che uscirà fuori, appunto un decreto che aumenterà la possibilità per le imprese di utilizzare per diversi anni lavoratori a tempo determinato, più di prima, tra l'altro togliendo, comunque posticipando il termine per dover indicare le causali, quindi un lavoro ancora più precario. Quindi questo primo maggio, proprio perché il diritto al lavoro e la dignità del lavoro è messa in discussione in questi anni e anche da questi ultimi provvedimenti, anche un primo maggio di mobilitazione. Oggi c'è questa bella giornata, ma che poi precede le manifestazioni del 6, del 13 e del 20 maggio a Bologna, Milano e Napoli, e il sindacato non si fermerà e continuerà finché le politiche economiche e sociali di questo governo non cambieranno. Come diceva, un decreto che oggi si discuterà e che prevede anche probabilmente il blocco di quello che è il reddito di cittadinanza, anche di 350 euro. Sì, questa è una beffa e dal mio punto di vista è anche una vergogna. Qualche giorno fa si è approvato un decreto Cutro che peggiora le condizioni dei migranti che vengono nel nostro paese. Oggi si approva un decreto lavoro che crea più povertà e più precarietà. Ecco, se questa è l'azione del governo non siamo assolutamente sulla strada giusta, anzi.